Caro, vecchio, mitico Vestuti, le radiocronache granata di Gerardo Andria, campionato nazionale di serie C, girone C, 1977-78, 25 settembre 1977, Salernitana-Catania. Ascoltatori, buon pomeriggio da Gerardo Andria a voi tutti, dalle frequenze di Radio Salerno Libera 102-800 MHz, partitissima oggi allo stadio Donato Vestuti, al limite della capienza per questo Catania-Salernitana, che è già uno scontro diretto tra due delle compagini più accreditate per il gran salto della categoria. Per la verità il campionato ha avuto inizio in maniera ottima per il Catania, al di là di qualche disguido e di qualche incomprensione a livello tecnico e societario, perché la squadra etnea ha già conquistato i primi 4 punti andando a vincere a Campobasso domenica scorsa in casa col Sorrento 2-0, Ciceri Spagnolo e Ciceri, quindi già i gemelli del gol si sono presentati. La Salernitana invece, mentre le squadre stanno facendo in questo momento il loro ingresso in campo agli ordini del signor Corigliano di Crotone, la Salernitana non ha iniziato col piede giusto perché dopo il pareggio interno piuttosto deludente col Siracusa ha perso domenica scorsa a Vasto per 1-0, non riuscendo a recuperare il gol messo a segno da Ferrari. Diciamo quindi che la Salernitana, come forse avete ascoltato dalla voce dello speaker, ma vi ribadisco le informazioni, si schiera con Degli Schiavi al suo esordio stagionale, il portiere Degli Schiavi prelevato dal Taranto una 15 giorni fa, Degli Schiavi, Scotto, Sepe per la persistente indisponibilità dell'infortunato Marchi, Di Risio, Favero, Consonni, De Tommasi, Zazzaro, Mugliesan, Di Maio, Tivedi, in panchina con Carlo Facchine. Ci sono il dodicesimo De Maio, il tredicesimo Braione, il quattordicesimo Ghilardi. Per quel che riguarda invece il Catania, intanto le squadre hanno già dato inizio alla gara. La Salernitana giocherà questo primo tempo alla sinistra della tribuna centrale, quindi Degli Schiavi sotto la curva nord, mentre Muraro ovviamente sotto la curva sud. Il Catania in maglia rosso-azzurra, pantaloncini azzurri, calzettoni azzurri con bordo rosso, con il portiere Muraro con maglione color celeste, pantaloncini neri, calzettoni azzurri con bordo rosso. La Salernitana nella caratteristica tenuta granata, e c'è un fallo di Leonardi su Mugliesan, calcio punizione al centro del campo per la Salernitana. La Salernitana con la tradizionale casacca granata, pantaloncini neri, calzettoni neri, il portiere gialla con pantaloncini e calzettoni granata. Il Catania invece si schiera con la seguente formazione: Muraro, Simonini, Leonardi, Poletto, Bertini, Spanio, e poi l'attacco atomico con Spagnolo, Biondi, Ciceri, Cantone e Malavan. C'è un fallo intanto a centrocampo di Cantone nei confronti
confronti di Risio, in panchina con l'allenatore Carlo Matteucci, ci sono il secondo portiere Dal Poggetto, ex Viareggio, poi il giovane Rizzo e Colombo, ex fischiatissimo dal pubblico, soprattutto la curva sud, nel periodo di riscaldamento che ha preceduto la partita. Intanto la Seletana attacca sul settore sinistra con Tivelli che cerca di vincere il duello con Simonini, che mette il pallone in fallo laterale quasi all'altezza della bandiera del calcio d'angolo sotto il settore dei distinti. Vediamo che la Seletana ci appare ben disposta in campo, una partita molto sentita. Rivediamo che lo stadio Vestuti è al limite della capienza. Mezz'ora prima dell'inizio della partita sono stati chiusi i cancelli dell'ingresso sia per quanto riguarda i distinti che le curve, soltanto le tribune sono state, i cancelli delle tribune sono stati aperti fino a pochi minuti prima dell'inizio della gara, perché non vi era più capienza negli altri settori, nel settore della curva nord, mentre il gioco staziona a centrocampo, nel settore della curva nord sono presenti circa 800-900 tifosi etnei molto rumorosi, molto chiassosi, che stanno facendo sentire il loro incitamento alla squadra di Carlo Matteucci, che nonostante qualche incomprensione con il presidentissimo Angelo Massimino rimane al suo posto, qualche incomprensione dovuta a partite disputate durante la fase preliminare di Coppa Italia, in cui il Catania è stato inopinatamente eliminato. Intanto il Catania scende sul terzo settore di sinistra con il numero 11 Malaman, Adelchi Malaman, classe 51, ex giocatore della Juve Stabia, dal fisico possente, 1,92 m per 90 kg, ma vediamo che le imbarcature sono già sul cross di Malaman, il pallone è terminato oltre la linea di fondo, siamo al quarto minuto del primo tempo, le marcature sono già delineate per quel che riguarda il Catania. Simonini gioca su Tivelli, Bertini se la vede con Mugliesan e il giovane Leonardi con l'altrettanto giovane De Tomasi. A centrocampo le accoppiate sono Di Risio su Cantone, Zazzaro, Biondi e Poletto su Di Maio, per quel che riguarda la Salernitana, Scotto su Malaman, Favero su Ciceri e il giovane Sepe sul pericoloso spagnolo, Sepe che gioca al posto dell'infortunato Marchi che si è infortunato durante la partita di Coppa Italia con Turris, che ha preceduto l'inizio del campionato. Intanto il Catania scende sulla destra con Spagnolo che supera Sepe ma non con Sonni, che gli mette il pallone in fallo laterale quasi all'altezza della linea del calcio d'angolo. Poi però c'è una contestazione, questi fischi sono dei tifosi del Catania, perché il fallo laterale viene assegnato alla Salernitana all'ultimo secondo il guardialine che stava sotto il settore dei distinti, sarebbe stato a toccare il pallone Spagnolo. Ricordiamo che l'arbitro del confronto è il signor Corigliano di Crotone, fratello di Franco Corigliano, ex centrocampista della Salernitana ai tempi di Chiricallo, anche calabresi sono i suoi collaboratori, il signor Cicchitano che in questo primo tempo è sotto la tribuna centrale, Cicchitano di Nicastro e il signor Scopenditi di Locri. Intanto il Bertini, ai tante stopper della squadra etnea, ha fermato Mugliesan, ha ceduto il pallone al capitano Spanio, Ubaldo Spanio, classe 43, 325 partite con quella di oggi con la maglia del Catania, lancia il pallone in profondità a beneficio di Biondi che stoppa il pallone petto, serve per sette compagni, cerca un compagno libero, trova, è Spagnolo che ingaggia un duello con Sepe che riesce ad allungare il pallone con la punta del piede a beneficio di Consonni che ha fermato il pallone, lo pilota ora la linea centrale del campo, poi ritorna sui suoi passi, cede la sfera a Di Maio su cui gioca Poletto che gli ferma il pallone, gli sporca il pallone per così dire in fallo laterale sotto il settore della tribuna centrale e un calcio di punizione per la Salernitana, verrà battuto dal numero 4 Di Risio che lascia poi l'incombenza a Zazzaro, il cross di Zazzaro troppo sul portiere, esce Muraro, abbranca la sfera e rinvia subito oltre la linea centrale del campo, c'è grandissimo tifo perché il Catania è squadra, inutile dirlo, blasonata insieme al Bari, è la squadra più blasonata che si è scesa al Vestuti negli ultimi 10 anni, praticamente dal periodo in cui la Salernitana ha disputato l'ultimo campionato di Serie B. Bisogna dire scaramanticamente che sono assenti alcuni giocatori nelle file del Catania, in particolare è assente Franca Pani e è assente anche
anche Bernardis, quindi fra Cavani e Ecks sarà entrato, anche Bernardis, l'uno non rientra più nei piani della, della società, l'altro dovrebbe essere ceduto a breve e per la verità se facciamo riferimento alla Cabala possiamo dire che 7 mesi fa, quando la Salernitana sconfisse per 1-0 al Bari, anche il Bari si era presentato in formazione, per così dire, rimaneggiata, dovendo fare a meno di... Speriamo questi due forti, di questi due forti elementi, il terzino sinistro fruttificante Bernardis, sostituito dal giovane Leonardi e Franca Vanni. Intanto i fissi di approvazione pubblico, siamo al settimo del primo tempo, sono dovuti a questo fallo di Simonini su Tivelli, Colignano si avvicina al terzino ex Modena, lo ammonisce solo verbalmente, sarà Di Maio come sempre a battere i calci da fermo, osserva il piazzamento dei compagni di squadra. In profondità, troppo sul portiere, esce Muraro e ancora una volta agguanta il pallone e lo fa su e con le mani serve il numero 5 Bertini che serve poi Biondi. Il Catania si è già schierato in la sua metà campo, vediamo che i due cervelli per così dire sono Cantone e Poletto, Biondi è l'uomo di Spola e Malaman è il tornante di fatica per così dire a centrocampo. Malaman che ora se la vede con Scotto, gli mette il pallone in fallo laterale, poi c'è un diversa segnalazione del segnalino, c'è cioè fallo, c'è il calcio di punizione quindi per il Catania, il tifo è alle stelle, la partita è molto sentita ovviamente perché Catania e Salernitana insieme alla Regina sono le squadre più accreditate per il gran salto di categoria. Ricordiamo che ci sarà la ristrutturazione dei campionati, ci saranno 8 retrocessioni in questo campionato sia nel girone A che nel girone B che nel girone C perché poi saranno formati 2 gironi soltanto, saranno invece 3 gironi, 3 gironi appunto di C2 a fronte dell'attuale Serie D, attualmente c'è un fallo in questo momento di Favero nei confronti di Ciceri, viene rimbrottato dall'arbitro Favero, ci sarà un calcio di punizione al limite quasi a 18 metri per la squadra catanese, vediamo che sono sul pallone Poletto e vicino a lui Ciceri che ha un buon tiro, vediamo che ci sono le solite Manfrine per distanza barriera, poi ci sta tutto questo nervosismo in campo anche perché la posta in palio è molto alta nonostante siamo ancora al terzo di campionato, vediamo che l'arbitro fa segno alla barriera di arretrare, la barriera è formata da 4 elementi della Salernitana, il tiro di Cicere alto sulla traversa della porta difesa da degli Schiavi che ha già recuperato il pallone, lo ha posizionato sul vertice destro dell'area, con Sonni respinge il pallone di testa, c'è una spinta probabilmente di Mujosan su Mujosan da parte di Bertini, non vista dall'arbitro, ancora il rilancio della difesa del Catania, Spagno in profondità per Spagnolo, il lancio ancora su Ciceri, ancora su Spagnolo, fraseggia in maniera piacevole sempre con la palla a terra il Catania e poi c'è questo gran tiro dal limite, c'è questo gran tiro di al limite di Spagnolo e il distende sulla destra che deve è caduto il gelo sul Vestuti, si deve allungare sulla sua destra per mandare il pallone in calcio d'angolo, primo calcio d'angolo per la partita per il Catania al nono del primo tempo, questa stangata di Spagnolo che ha eluso l'intervento di Sepei, ha fatto partire un gran diagonale sul quale si è prodotto il nostro portiere in calcio d'angolo, il cross al centro d'area, respinge la difesa, poi c'è anche questo tiro di Ciceri, batte e ribatte in aria, poi è Consonni che rinvia il pallone ancora in calcio d'angolo per il secondo calcio d'angolo consecutivo, però stavolta sotto il settore dei distinti, si fa sentire il pubblico dell'Etneo che è assepato alle spalle della porta difesa da degli Schiavi, vediamo che degli Schiavi posiziona sul palo alla sua sinistra Di Maio, mentre Cantone, il cervellone del Catania, prodotto del vivaio Etneo, così come il terzino Leonardi e il numero 13 Rizzo che è in panchina, si accinge ad effettuare questo cross al centro dell'area, respinge la difesa, però c'è anche un fischio del signor Corigliano che va a comandare un calcio di punizione in favore della Salernitana perché c'è stata una spinta probabilmente di Ciceri nei confronti di Favero e quindi il calcio
definizione per la Salernitana che sale oltre la linea centrale del campo. Con Sonni effettua questo lungo rinvio oltre la linea centrale del campo a beneficio del bene di Mujasan, che ha il problema di girarsi, supera Bertini, che però lo stende. Calcio di punizione per la Salernitana, 4 metri, 5 metri oltre la linea centrale del campo. Mujasan lascia l'incombenza a Di Maio, il pubblico protesta perché Poletto va a frapporsi tra il pallone e Di Maio, gli impedisce il tiro. L'arbitro va a redarguire Poletto, ma non prende alcun provvedimento. Di Maio lancia il pallone con lungolinea per Tivelli e c'è ora un calcio d'angolo anche per la Salernitana all'11° del primo tempo per questo intervento di Simonini su Tivelli, e sarà Di Maio come sempre a battere i calci piazzati e a battere questo calcio d'angolo dal settore di sinistra, attacco della Salernitana sotto il settore dei distinti. La Salernitana in queste due partite un pareggio con il Siracusa, una sconfitta al Vasto, non ha ancora segnato alcun gol, il Catania 4 e non ne ha subito alcuno. Di Maio cross al centro, respinge la difesa con Spagno, perfeziona il disimpegno difensivo davanti alla difesa il numero 8 Biondi, che se ne va. Poi l'arbitro tollera questa carica di spalla di Malaman nei confronti di Scotto, che perde l'equilibrio. Poi ancora Malaman, che è un vero e proprio ariete, cross al centro dell'area, respinge la difesa. Poi c'è il tiro improvviso di Ciceri e c'è il palo al 12° del primo tempo. C'è questo palo di Ciceri con un tiro improvviso da fuori area. Il pallone si è andato a spegnere sul palo esterno alla sinistra del portiere degli Schiavi e ha terminato la sua corsa sul fondo. Due occasioni quindi al nono, questo tiro Spagnolo, e poi adesso pochi secondi fa il tiro di Ciceri, il primo la grande parata di degli Schiavi, secondo invece palo esterno. Il Catania sta dimostrando di essere squadra certamente di caratura superiore alla media. La Salernitana ora ripropone il suo tema offensivo, il lancio in profondità per Mujasan, su cui svetta Bertini, perfeziona il rilancio il capitano Spagno, lancio in profondità per Spagnolo, che se la vede con sé perché stavolta alla meglio, mette il pallone in fallo laterale per il Catania sotto il settore dei distinti, e Spagnolo lascia l'incombenza al numero 8 Biondi, da Biondi a Poletto, da Poletto a Malaman, da Malaman ancora a Cantone. Circolazione di palla molto buona del Catania, fraseggio sempre con palla a terra, il rilancio in profondità troppo sul portiere, esce degli Schiavi, abbracca la sfera e anticipa l'eventuale intervento di Ciceri, il biondo venuto centravanti ex Teatino, ha rinviato il pallone oltre la linea centrale del campo il portiere degli Schiavi. Siamo giunti quasi al quarto del primo tempo, c'è un colpo di testa di Simonini che mette il pallone in fallo laterale, preoccupata dal correre di Tivelli, che lascia il compito di questa rimessa di gioco con le mani a Di Maio, da Di Maio a Zazzaro, a Zazzaro a Dinisio, che sono cominciati dalla linea centrale del campo, il rilancio in profondità per Mujasan, che ha il problema di girarsi, poi allarga sul settore di destra per De Tomasi, che finora si è visto poco, marcato seguito come un'ombra dal suo coetaneo, anche lui classe 57 Leonardi, mette il pallone in fallo laterale, quasi all'altezza della bandiera del calciolango sotto il tribuno del settore della tribuna centrale. Tomasi ancora indietro con le mani per Di Maio, poi c'è questo tiro piuttosto velleitario dai 20 metri di Dirizio, pallone alto sulla traversa, mentre siamo giunti al 15° del primo tempo sul parziale di 0-0 tra la Salernitana e il Catania, mentre Muraro si accinge ad effettuare con i piedi la rimessa dal fondo. Sì, grazie. Ci viene portata in questo momento la distinta, sono presenti oggi, abbiamo detto che eravamo quasi al limite della capienza, 12.151 spettatori, quindi quasi il pienone per lo stadio Vestuti. Intanto c'è un giocatore a terra, si tratta del numero 3 Leonardi del Catania, che si è portato in uno scontro di gioco, peraltro fortuito con De Tomasi, lo stesso Tomasi lo aiuta a rialzarsi, riprende il gioco con questa palla tra in favore della Catania lungo il settore di destra con il numero 8 Biondi, che supera in questa linea centrale del campo, serve in profondità il centravanti Ciceri, colto però in posizione di offside, quindi sarà battuto un calcio di punizione quando siamo giunti quasi al 17° del primo tempo in favore della Salernitana, e Favero che lascia incombenza a Consonni, Favero che come tutti sapete, gentili ascoltatori, è partito
gennaia e quindi porta i capelli cortissimi, a differenza del precampionato. Intanto c'è un rilancio in profondità per Tivelli, ma stavolta è Tivelli ad essere colto in posizione offside, calcio di punizione per il Catania, rilancia la sfera lo stesso portiere Muraro, oltre a centrare il campo di testa Ciceri per Spagnolo, che ha davanti a sé Sepe, lo supera ma non con Sonni, che in perfetta scelta di tempo e con perfetto tempismo ferma il pericoloso attaccante della squadra catanese e rilancia il pallone al centrocampo, dove Divisio supera in questo momento la linea centrale e serve in profondità Di Maio, che seguito come un'ombra da Poletto, che gli sporca il pallone in fallo laterale, quasi altezza Pandini del calcio d'angolo sotto il settore degli istinti, e Di Maio che lascia l'incombenza di questa rimessa di gioco con le mani al numero 8 Zazzaro. Ancora il rilancio per Divisio, non trova sbocchi la manovra della Salernitana, che ci pare piuttosto asfittica a centrocampo in questo primo 18 minuti e 30 di questo primo tempo. Il Catania ha preso saldamente in mano le linee del gioco e sta comandando il suo piacimento nei confronti della Salernitana, perché Zazzaro e Divisio ci sembrano troppo preoccupati di marcare i rispettivi avversari, e Di Maio finora è stato pressoché annullato dall'ottimo Poletto, che proprio ora in questo momento effettua un altro servizio di interdizione a beneficio di Spagno, che supera la linea centrale del campo. Il pelato capitano della squadra catanese lancia il pallone in profondità per Spagnolo, gioco di gambe della destra del Catania, e poi c'è ancora un cross al centro d'area, lo rinvia in calcio d'angolo, ancora in calcio d'angolo Favero, e il secondo calcio d'angolo per il Catania quando siamo giunti al 20° del primo tempo. Uno ne ha battuto anche la Salernitana, sempre Di Maio sul palo, il numero 10 Cantone, mentre si fa sentire, si leva l'urlo dei sostenitori etnei. Cantone al centro d'area respinge la difesa con Sonni, perfezione di disimpegno difensivo Zazzaro al limite dell'area per Di Maio, in profondità per Tivelli, su cui interviene Simonini, secondo l'arbitro in maniera regolare, secondo il pubblico no, ci sono questi fissi di approvazione, forse avete ascoltato in sottofondo. Fatto sta che il pallone è terminato in fallo laterale in favore della Salernitana sotto il settore dei distinti, è lo stesso Tivelli che lo serve indietro per Zazzaro, da Zazzaro a Mujasan, si è visto proprio Mujasan che è stato praticamente accerchiato la morsa tra Spagno, l'esperto Spagno e l'abitante stopper Bertini, che ora la meglio nei confronti del nostro centravanti, e serve vicino a sé il numero 8 Biondi, da Biondi verso Cantone, che supera la linea centrale del campo, lancia in profondità a cambiare campo per Spagnolo, stop al petto, supera Sepe ma non con Sonni, che interviene ancora su di lui, poi mette tutti d'accordo Favaro, che spedisce ancora una volta il pallone fuori, stavolta nei distinti, e per fronteggiare questa manovra tambureggiante del Catania, che sta giocando un buon primo tempo quando siamo giunti quasi al 22°, il rilancio in profondità troppo sul portiere e il portiere stesso della Salernitana degli Schiavi agguanta la sfera, poi fa segno ai suoi compagni di squadra di salire e rilancia il pallone lunghissimo oltre la linea centrale del campo, il colpo di testa di Mujasan a beneficio di Tivelli, che viene anticipato da Simonini, poi è intervenuto Spagno, ancora Leonardi sul settore di sinistra, e poi il rilancio in profondità per il suo compagno di squadra Malaman, ma viene anticipato da Scotto, e da Scotto poi a Zazzaro, Zazzaro ancora a Divisio, da Divisio verso De Tomasi, che supera in questo momento il suo diretto avversario, davanti cross al centro dell'area, respinge Spagno in calcio d'angolo, e c'è un calcio d'angolo anche per la Salernitana quando siamo giunti quasi al 22° e 30 secondi del primo tempo, con il risultato ancora fermo sullo 0-0. Va a batterlo dalla bandierina di destra sul fronte all'attacco della Salernitana Di Maio, che poi però lascia incombenza a De Tomasi, il cross al centro d'area, respinge la difesa con Leonardi, poi perfezione di disimpegno difensivo sulla lunetta dei 16 metri il giocatore Poletto verso Simonini, che fugge veloce sulla destra, supera in questa linea centrale del campo, ritorna sui suoi passi, offre il pallone al suo compagno di squadra
Cantone, da Cantone ancora verso Ciceri che supera Favero ma non Consonni, ottima la prova di Consonni, finora il migliore della Salernitana. Quando siamo giunti al 23esimo del primo tempo, il rilancio di Consonni in proprietà per Mugliesan, troppo lungo il pallone, Mugliesan desiste dal rincorrere la sfera e diciamo che la Salernitana ricorre troppo spesso a questi lanci lunghi a scalattare che il centrocampo non gioca quasi mai con la palla a terra, non ha idee e non ha schemi la squadra di Carlo Facchin e questi lanci lunghi sono preda facile dei difensori del Catania che ora si distende in avanti, però c'è un fallo in attacco fischiato al numero 8 Biondi nei confronti del suo diretto avversario, vale a dire Zazzaro, calcio di punizione per la Salernitana. Zazzaro rilancia la sfera al vicino Di Maio che ora cerca di rientrare al centrocampo per evitare la assidua marcatura di Poletto. Interviene Mugliesan verso De Tomasi, si è visto poco De Tomasi che cerca di superare Leonardi, vi riesce ma non Spanio che gli mette il pallone in fallo laterale, quasi all'altezza bandierina del calcio d'angolo sotto il settore della tribuna centrale. De Tomasi alle sue spalle per Zazzaro, Divisio, la Salernitana sta cercando ora di premere un po' sull'acceleratore ma perde un pallone Divisio al centrocampo abbastanza banalmente, lo recupera alle sue spalle Consonni ma commettendo fallo secondo il segnaline che lo ha segnalato appunto a Corigliano. Calcio di punizione, protesta il pubblico, calcio di punizione per il Catania, proprio oltre la linea centrale del campo ed è Cantone sul pallone, il cross al centro d'area, respinge la difesa con scotto e poi perfezione di smedio difensivo, dirige verso Zazzaro, ancora Di Maio che cerca di lanciare in profondità De Tomasi su cui interviene molto bene Leonardi, lo ferma, serve il pallone a centrocampo per Cantone, Cantone per Simonini, ancora Simonini sulla destra, velocissimo il terzino destro, il cross al centro d'area, esce molto bene e agguanta la sfera il portiere degli Schiavi e serve la sfera stessa a Consonni. La partita è giocata con buon ritmo da ambedue le squadre, soprattutto dal Catania che cerca di imporre i limiti della Salernitana, i limiti della sua classe, e ancora c'è un fallo ora su Mugliesan, nei confronti di Mugliesan si è stata vantata una marcatura quanto mai arcigna, ricordiamo che Mugliesan ha segnato 12 gol con la maglia Salernitana l'anno scorso, classificandosi al terzo posto nella classifica dei marcatori, ancora il calcio di punizione di Di Maio, però la barriera del Catania è troppo vicina e l'arbitro va a redarguire qualcuno dei giocatori, ci sembra che stia per estrarre un cartellino ma poi no, ci ripensa, fa spostare indietro la barriera e poi c'è il tiro di Di Maio alto direttamente oltre la trasversale porta difesa da Muraro, un metro e mezzo ha cercato il tiro a giro a palombella Di Maio ma il pallone si è perso sul fondo, il portiere Muraro quando siamo giunti al 25esimo del primo tempo cerca di rinviare la sfera, poi però se la prende con Tivelli che è troppo vicino, perde un po' di tempo Muraro, poi serve Simonini, da Simonini verso Spanio, al centro del campo per Poletto e sulla sinistra per Malaman che ingaggia l'ennesimo duello con Scotto, alterna le vicende di questo duello, poi Scotto allunga il pallone, mette il pallone stesso in fallo laterale quasi all'altezza della linea calciando sotto il settore della tribuna centrale, Malaman che lo serve al numero 9 Ciceri che supera Favero ma non Consonni, ottima la prova, ripetiamo, di Consonni che offre il pallone scodellandolo sulla destra a Zazzaro che supera in questo momento la linea centrale del campo, ancora Divisio in profondità per Tivelli che ingaggia un duello con Simonini con alterna fortuna, poi Simonini riesce a rinviare il pallone e Spanio che spazza il pallone stesso in fallo laterale e ora la Salernitana si porta nella metà campo del Catania, ancora il rilancio in profondità, c'è un fallo che viene reclamato in area, un fallo che il pubblico della curva reclama per una spinta probabilmente di Bertini nei confronti di Mugliesan, vediamo che l'arbitro accorre, c'è un inizio di rissa, quasi un parapiglia tra alcuni giocatori del Catania, Bertini in primo luogo, lo stesso capitano Spanio, Mugliesan ha qualcosa da ridire anche Zazzaro, poi tutto viene placato, l'arbitro richiama a sé Bertini, gli fa una ramanzina, poi assegna il calcio di fondo, quindi solo calcio di fondo da parte del portiere Muraro, azione da rivedere, questa c'è stato indubbiamente il contatto di spalla tra Bertini e Mugliesan, ma va detto che Bertini è un Marcantonio quindi quando si muove può anche determinare sia pur involontariamente sfracelli, ma diciamo che l'arbitro ha optato per la carica di spalla regolare, ha dato ragione al difensore, poi però lo ha redarguito perché il difensore stesso era stato troppo ovviamente nel
le sue proteste nei confronti di Mujasan che reclamava il calcio di rigore. Intanto il Catania è oltre la linea centrale del campo, il lancio per Ciceri che supera Favaro, il tiro e la parata in due tempi degli schiavi. Quando parte Ciceri e riesce a superare Favaro è veramente un'ira di Dio. Per fortuna c'è degli schiavi che con grande scelta di tempo è riuscito a bloccare il pallone e poi a rilanciare oltre la linea centrale del campo. Si infiamma la platea, diventa incandescente la sfida, ancora c'è Di Risio che lotta caparbiamente, vince questo contrasto di forza nei confronti di Cantone, rilancia in proprietà per Mujasan che giocando poco ha trovato i piedi, poi di tacco serve Tivelli, ancora Tivelli, supera Simonini, il cross al centro dell'area, respinge la difesa con Spanio, ottimi colpatori i giocatori del Catania. Poi mentre siamo giunti al 27esimo, quasi al 28esimo del primo tempo, c'è questo sbilenco tentativo di Malaman che fa terminare il pallone oltre il fondo, aveva tentato di servire in profondità Ciceri ma il pallone era troppo lungo. Intanto c'è ancora qualche discussione al centrocampo tra Bertini e Mujasan, l'arbitro si avvicina ai due, li invita alla calma. Ora c'è il pallone che staziona lungo la fascia di destra e De Tomasi che supera ancora la lotta Leonardi ma non Spanio che gli mette il pallone in fallo laterale proprio all'altezza della bandiera del calciangolo sotto il settore della tribuna centrale. Sanitana sta attaccando in questa fase centrale del primo tempo, si è un po' spento il Catania che ha dominato nei primi 20 minuti. Ora ci appare più Guardinga, la squadra di Carlo Matteucci che in piedi segue con una certa preoccupazione l'andamento del gioco. Il cross centrale di De Tomasi respinge la difesa con Spagno ancora in calcio d'angolo per la Salernitana. Quando siamo giunti al 29esimo del primo tempo va a batterlo De Tomasi dalla bandierina di destra del fronte attacco della Salernitana, cross al centro d'area, respinge la difesa ma c'è stato anche un fischio dell'arbitro, c'è stata una spinta di Tivelli nei confronti di Simonini, molto eloquente la mimica dell'arbitro signor Corigliano di Crotone, calcio di punizione per il Catania, proprio mentre scocca la mezz'ora del primo tempo sullo 0-0 tra Catania e Salernitana. Gerardo Andria per Radio Salerno Libera 102-800 MHz, Radio Cronaca Diretta di Salernitana Catania, terza giornata del giorno d'andata campionato di Serie C, Girone C 1977-78, rilancia Simonini per Ciceri che supera stavolta Favaro ma poi rinviene Favaro, lo ferma molto bene Simonini, recrimina un po' l'arbitro facendo di proseguire e rilancia il pallone in profondità per Tivelli. Viene contratto in fallo laterale ma poi anzi l'arbitro dice che Tivelli ha spinto irregolarmente il numero 2 Simonini, calcio di punizione per il Catania. Non è molto d'accordo il pubblico della curva, comunque Simonini lascia poi il compito a Spanio che rinvia oltre la linea centrale del campo a beneficio di Cantone, stoppa con effetto Cantone su quello che sembra che Di Risio abbia preso le misure e ancora Di Risio spinge in proprietà per Di Maio supera Poletto ma non Spanio che poi sparacchia un po' in avanti, stop e poi ripeto molto bene con un elegante tocco il numero 7 Spagnolo che supera Sepe ma non con Sonni che lo ferma in seconda battuta e offre il pallone a Favaro che elude con una finta Ciceri e lancia in profondità per Di Maio che si trova ora proprio al centro di metà campo del Catania. Stop e poi ripeto Di Maio, ha il problema di girarsi il centrocampista di Castellammare di Stabia, poi lancia in profondità per Tivelli, il lancio è leggermente lungo, il pallone prende velocità sul terreno e termina la sua corsa in fallo di fondo. Quando siamo giunti al 32esimo del primo tempo sul risultato parziale 0-0 è Moraro che respinge il pallone oltre la linea centrale del campo di testa il numero 9 Ciceri a beneficio di Simonini che si sgancia, poi ritorna sui suoi passi, serve il numero 7 Spagnolo che stavolta viene contratto bene da Sepe ma secondo il segnaline che staziona sotto i distinti commettendo fallo, calcio di punizione per il Catania da Spagnolo verso Ciceri ancora per Malaman su cui interviene Grinto Scotto, calcio di punizione ancora per il Catania sotto la tribuna centrale. Scotto tutto sommato sta tenendo con le buone, con le cattive, molto spesso con le cattive il pericoloso Malaman, ancora il lancio in profondità per il da testa di Ciceri, alto il colpo di testa di Ciceri oltre la traversa, un metro e mezzo circa ma era sul pallone degli schiavi. Ciceri è riuscito comunque a colpire il pallone, non è riuscito ad imprimere la necessaria forza ma soprattutto la necessaria precisione al pallone ed ora degli schiavi ha già recuperato il pallone, l'ha rimesso oltre la linea centrale del campo, la partita non ha soste e
è salita di tono in questi ultimi minuti, il rilancio di proprietà per Mujesan su cui interviene ancora una volta Bertini, si lamenta un po' Mujesan, poi c'è ancora un fallo fischiato contro la Salernitana per un intervento di Tivelli su Simonini, questo fallo era abbastanza netto, abbastanza evidente, calcio di punizione per la squadra del Catania, Simonini lascia l'incombenza a Spanio, perde un po' di tempo il Catania, il rilancio oltre la linea centrale del campo, il tifo della Salernitana è molto sostenuto soprattutto in curva sud, al destro da fuori di Spagnolo, il pallone termina altissimo sulla trasversale porta difesa da degli Schiavi, un tiro di Spagnolo dai 20 metri alto sulla traversa quando siamo al 35 del primo tempo e ancora il rilancio del libero con Sonni di testa Di Maio che si lamenta un po' perché Poletto che lo sopravanza per almeno 10 centimetri secondo lui ha spinto irregolarmente, l'arbitro Corigliano fa cenno di proseguire, non fischia molto in questo frangente l'arbitro di Corodone, appare c'è un fallo di Scott su Malaman, ma l'arbitro dà soltanto un calcio, un fallo laterale a favore del Catania, Scott ci appare un po' in difficoltà su Malaman, ma comunque riesce a tenerlo, si è applicato molto il difensore che non ha giocato bene per l'età né contro il Siracusa né a Vasto, ma tutto sommato sta cercando di arginare l'irruenza del prorompente, dirompente Adelchi Malaman che ora è in possesso del pallone, poi però sull'attacco di Scott serve il pallone stesso indietro a Cantone verso Poletto, ancora verso Malaman, ancora Poletto, Cantone indietro per Spanio, neanche la manovra del Catania trova sbocchi, poi c'è questo lancio in proprietà di Spanio per Ciceri che spizzica il pallone in testa a beneficio di Spagnolo che viene però anticipato molto bene da Sepe che ora fugge velocissimo sulla fascia di sinistra, supera la linea centrale del campo, ritorna sui suoi passi, serve in proprietà per Mujesan anticipato da Bertini, poi c'è questo fallo di Dirisio a centrocampo nei confronti di Cantone e c'è la prima ammonizione della partita contro la Salernitana, fallo di Dirisio al 37esimo del primo tempo su Cantone che è rimasto a terra, l'arbitro che era vicinissimo ha decretato il calcio di punizione e l'ammonizione per Dirisio, si rialza Cantone zoppicante, poi c'è il numero 8 Biondi che serve il pallone in profondità per Malaman, troppo lungo il pallone oltre la linea di fondo e quindi va recuperato un raccattapalle che lo offre a degli Schiavi che serve alla sua sinistra a Sepe, da Sepe ancora a Consonni che avanza verso la tre quarti nella metà campo della Salernitana, il lancio per Mujesan di testa per Tivelli anticipato da Simonini, ancora verso Cantone che zoppica un po', poi c'è il rilancio di Biondi per Malaman, ancora l'ingaggio un ennesimo duello con Scotto che lo ferma, ma secondo il direttore di gara commettendo fallo non è molto d'accordo il pubblico della tribuna, calcio di punizione per il Catania che Malaman lascia a Biondi, Malaman, Ciceri e anche Spagnolo in aria, il cross in aria troppo sul portiere, esce degli Schiavi a quanto la sfera quando siamo giunti quasi al 39esimo del primo tempo, il rilancio di degli Schiavi in profondità per Tivelli, ancora verso Mujesan di testa per Tivelli, ancora Tivelli su Simonini, duello con fasi alterne, poi Simonini alla meglio, serve il vicino Spanio, poi ancora in profondità per il numero 8 Biondi che si ferma, rallenta un po' la manovra il Catania per rifiatare, per far salire la squadra, il lancio in profondità per Ciceri, stavolta interviene molto bene Favero di testa, lo sopravanza, lo anticipa, poi serve il pallone a Consonni verso Scotto che si libera subito il pallone per Dirisio che supera la linea centrale del campo verso Zazzaro ancora seguito da Biondi, lo supera, poi serve Di Maio che cerca di evitare Poletto, non vi riesce, ancora un intervento di Poletto, buona la prova del numero 4 ex Spezzino e poi il rilancio oltre la linea centrale del campo a beneficio di Spagnolo, calcio di punizione per il Catania per questo fallo di Sepe su Spagnolo, certamente è un cliente pericoloso, ora c'è il rilancio in area, protesto poi il Catania per forse per una spinta di Consonni a Ciceri, ma comunque si ricomincia. Si ricomincia da Zazzaro verso il numero 10 Di Maio ancora, supera Poletto, il cross al centro, esce Muraro che anticipa, compagni avversari e serve proprio al 40esimo del primo tempo in profondità per il numero 7 Spagnolo che è tornato nella sua metà campo, ora lascia il pallone al compagno di squadra Simonini, ancora Spagnolo supera Sepe ma non Consonni, ottima la prova del libero, lo ripetiamo ancora una volta che serve Favero che allarga su Scotto verso Di Maio, dice
Zazzaro subito interviene, quasi a sradicare il pallone dei piedi del suo compagno e a lanciare De Tomasi sulla destra. De Tomasi supera molto bene Leonardi, cross al centro d'area, respinge in calcio d'angolo il numero 6 Spanio. No, l'arbitro non è di questo avviso, perché ci sarebbe stata una spinta di Tivelli e quindi c'è un calcio di punizione in favore, spinta di Tivelli a Spanio, e quindi calcio di punizione per il Catania. Il pubblico, la curva se la prende un po' con Corigliano. Comunque viene battuto questo calcio di punizione da Spanio in profondità verso il numero 8 Biondi, che subito viene in centro del campo, velocissimo il pallone per Ciceri che non riesce a raggiungerlo. Quando lo fa incespica sul pallone, interviene su di lui Favero che lo anticipa molto bene, serve con Sonni, ancora con Sonni in profondità per il numero 7 De Tomasi, che supera per l'ennesima volta Leonardi. Sta giocando bene dopo un inizio incerto De Tomasi, il cross al centro d'area, respinge la difesa con Spanio, che poi serve il pallone a Poletto, che in primo momento ha un difficile controllo del pallone perché è pressato da Di Maio, poi però supera Di Maio e serve il pallone a Biondi, che dà respiro alla manovra, sempre in profondità, sempre con palla a terra, triangolazione veloce Biondi, Ciceri, Biondi, ancora il lancio per Spagnolo, il cross al centro d'area, respinge la difesa con Sonni e perfezione di smeglio difensivo ancora di Risio. Partita di grande fatica, di grande sofferenza per Di Risio e Zazzaro per contenere i giocatori avversari del Catania, che oltre alla qualità hanno molta quantità nelle gambe, come in questo momento Biondi, che con una grande rincorsa di circa 20 metri riesce poi a sradicare il pallone tra i piedi di Zazzaro e a servirlo in profondità per Ciceri, che spinge, però spinge Favero, calcio di punizione per la Salernitana, e Favero che serve il pallone indietro al portiere degli Schiavi, ancora verso Consoni, il rilancio in profondità, fallo di Simonini su Tivelli, e viene ammonito anche Simonini. Simonini è il primo al 44esimo primo tempo, è il primo ammonito nelle file del Catania. Il pubblico insorge, questo fallo su Tivelli che è rimasto a terra, è stato un fallo piuttosto duro da parte di Simonini, che viene ammonito, quindi oltre il diritto al 37esimo anche Simonini. Si rialza Tivelli zoppicante, ma in condizioni normali e efficiente va a collocarsi al centro dell'area insieme a Muglio San Di Maio, osserva piazzamente i compagni di squadra, cross al centro dell'area, respinge la difesa per Spanio, che mette ancora il pallone in calcio d'angolo, ennesimo calcio d'angolo, chiude all'attacco la Salernitana, che dopo i primi 20 minuti a favore del Catania ha ripreso un po' in mano le redini del gioco con Di Maio, che va a battere questo calcio d'angolo. Lo stadio del Vesuvio è una bolgia, il cross al centro d'area, respinge Spagna ancora in calcio d'angolo, però dall'altra parte sotto il settore dei distinti, ed è allora De Tomasi che va a recuperare il pallone dopo posizione a terra, e sarà lui a battere il calcio d'angolo. Siamo al 45esimo e 30 secondi, vedremo un po' quando verrà a recuperare il signor Corigliano. Il cross al centro dell'area, c'è la respinta di Spagna, il rilancio in profondità per Spagnolo, e proprio in questo momento il signor Corigliano dice che può bastare così per i primi 45 minuti. Dopo un minuto di recupero, Salernitana e Catania concludono la loro fatica, il loro primo tempo, sul risultato di 0-0, i primi 20 minuti appannaggio del Catania, con un gran tiro di Spagnolo, con eccezionale parata degli Schiavi, palo di Ciceri, poi venuta sulla Salernitana, ma grossa pressione, ma tiri in porta per Muraro non ce ne sono stati, quindi diciamo che un primo tempo tutto sommato abbastanza equilibrato. A risentirci fra un quarto d'ora circa per la diretta del secondo tempo. Gentili ascoltatori, buon pomeriggio ancora da Gerardo Andrea sulle frequenze di Radio Salerno Libera 102-800 MHz in modulazione di frequenza. Radiocronaca diretta del secondo tempo dell'incontro di calcio Catania-Salernitana, o meglio Salernitana-Catania, valevole per la terza giornata di andata del campionato nazionale di Serie C, il girone C 1977-78. Il primo tempo si è concluso sul risultato ad occhiali, 0-0, una predominanza del Catania nei primi 20 minuti, mentre le squadre stanno facendo in questo momento loro ingresso in campo agli ordini del signor Corigliano di Crotone, con una grande parata degli Schiavi al nono sul tiro di Spagnolo e un palo esterno di Ciceri. Poi Salernitana con grande predominio, possesso palla, ma tiri in porta, parate di Muraro non se ne sono viste. Voglio ribadirvi agli inizi di questo secondo tempo le formazioni con le quali sono scese le squadre in campo, mentre la partita inizia in questo momento con il Catania che giocherà questo secondo tempo sulla sinistra, ovviamente, quindi sulla sinistra della tribuna centrale e praticamente sotto la curva nord, dove sono assiepati circa 900 tifosi catanesi che fanno
fanno parte appunto del cuore della torsida rosso-azzurra, mentre in totale ci siamo intorno alle 12.151 gli spettatori presenti. Allora il Catania si schiera in questo secondo tempo, dicevamo, da sinistra a destra con Muraro, Simonini, Leonardi, Poletto, Bertini, Spagnolo, Biondi, Ciceri, Cantone, Malamanni in panchina con Carlo Matteucci, sono il 12esimo dal Poggetto, 13 di Maurizio, 14esimo dal nostro ex attaccante Colombo. La Saitana di Carlo Facchini si schiera invece con degli schiavi, al suo esordio stagionale, dei schiavi Scotto Sepe, Di Risio, Favero Consoni, De Tomasi, Zazzaro, Bugliesan, Di Maio, Tivelli, in panchina ci sono 12esimo De Maio, 13esimo Braione, 14esimo Ghilardi, ora c'è un fallo di Simonini su Tivelli, Simonini è stato ammonito al 43esimo del primo tempo, il fallo su Tivelli, così come era stato ammonito al 37esimo il nostro Di Risio per il fallo. Che ora sta recuperando il pallone nella sua metà campo, rilancio in priorità per Simonini che se la vede appunto con Tivelli che è arretrato, ancora in profondità il passaggio per Spagnolo, mentre Carlo Matteucci ha qualcosa da dire a suo terzino, gli sta dicendo in pratica di tornare indietro, di non abbandonare, di non lasciare sguardare la fascia con queste sue proiezioni offensive, perché Tivelli è sempre pericoloso in ripartenza, come in questo momento quando offre il pallone a Muglia sarà al centro del campo. Ora c'è un fallo di Bertini su Mujasan e viene ammonito al terzo minuto del secondo tempo Bertini per questo fallo su Mujasan, già il scontro tra i due aveva fatto scintille nel primo tempo. Ora l'arbitro signor Crogliano Crotone è andato ad ammonire il latitante stopper del Catania per questo brutto fallo su Mujasan che è rimasto a terra, e vediamo ora, ascoltate forse il pubblico che incita Lucio, e Carmando deve accorrere con la sua spugna miracolosa per far rialzare il nostro centravanti e oltre che capitano della Salernitana, Mujasan, che ora si rimette in piedi e zoppica abbastanza vistosamente, comunque cerca di riprendere il suo posto al centro dell'attacco della Salernitana all'altezza del discreto calcio di rigore, mentre Di Maio come al solito si accinge a battere questo calcio di posizione cross al centro dell'area, respinge di testa in tuffo in fallo laterale Spagno, il pallone poi è recuperato da Scotto, poi ancora da Zazzaro, Di Risio, la Salernitana sta attaccando in questi primi minuti del secondo tempo con una certa intensità, c'è De Tomasi che si fa vedere sulla destra, supera Leonardi ma non Spagno che interviene e mette il pallone ancora in fallo laterale. Siamo giunti quasi al quinto minuto del secondo tempo con questo rilancio di De Tomasi fuori misura, però